Parleremo ora di un altro aspetto dello sviluppo, quello che riguarda le sue conseguenze negative sul sistema economico, quello che nella mia presentazione chiamo l'altra faccia dello sviluppo. Sappiamo infatti che lo sviluppo di sistemi economici industrializzati comporta molteplici problematiche che sono appunto connesse allo sviluppo e che sono sia di ordine sociale che economico e anche ambientale. L'argomento di oggi tratta quella che forse maggiormente è il problema degli stati moderni, cioè la disoccupazione, che è la mancanza di un lavoro retribuito da parte di soggetti in età tra i 15 e i 60, anche 65 anni di età, per cause indipendenti dalla loro volontà. E chiaramente questo è un problema di enorme portata, sia economica che politica per le scelte complesse che essa comporta, ma anche ovviamente e soprattutto personale. Un altro problema dello sviluppo dei paesi industrializzati è quello che lo sviluppo si è realizzato in modo non armonico e non uniforme, generando iniquità e squilibri nella distribuzione della ricchezza. Lo vediamo, qui c'è una persona, un'unica persona che possiede molto e tante persone che non possiedono nulla, e questo può accadere sia all'interno di una società stessa, sia tra diverse aree geografiche, ma sia anche attraverso all'interno di diversi settori economici. Inoltre abbiamo un altro problema che è quello della minaccia ecologica, in quanto lo sviluppo è avvenuto in modo rapidissimo. Pensiamo soltanto all'Italia, che nel meno di un secolo è passata dall'essere un paese essenzialmente agricolo ad un paese industrializzato, anzi uno dei maggiori paesi industrializzati del mondo. E diciamo, nello sviluppo, in questo senso, si è poco badato al rispetto della natura, e anzi possiamo proprio dire che le risorse in tutto il mondo sono state saccheggiate senza limiti. Ora questo finalmente si è giunti a coscienza di questo problema e si stanno prendendo dei provvedimenti attraverso degli accordi, protocolli. Ricordiamo per esempio il protocollo di Kyoto, ma non sempre tutti gli stati aderiscono e questo è ancora un problema lungo da risolvere. Ma concentriamoci sul problema della disoccupazione andando a definire insieme alcuni termini. Cominciamo a vedere che cosa è la forza lavoro. La forza lavoro è una grandezza che prende in considerazione gli occupati, cioè tutti coloro che nel periodo considerato stanno svolgendo un lavoro retribuito, e i disoccupati involontari, che sono tutti coloro che vorrebbero lavorare ma non trovano lavoro, ma lo stanno attivamente cercando. Da qui noi possiamo facilmente vedere e trovare il tasso di disoccupazione prendendo il numero dei disoccupati e mettendolo in rapporto con la forza lavoro. Un altro termine che possiamo dedurre da tutto ciò è il tasso di attività, vale a dire tutta la forza lavoro, sia chi lavora sia chi è in cerca di lavoro, che rappresentano insieme la potenzialità che ha un paese di produrre e lo rapportiamo alla popolazione. Ed infine il tasso di inattività, che prende in considerazione gli inattivi, cioè tutte quelle persone che non fanno parte del mondo del lavoro né lo stanno cercando, vale a dire per motivi di età, bambini, anziani e casalinghe, le quali certamente non possiamo pensare che siano inattive perché il loro lavoro è prezioso e anche abbondante, però non essendo retribuito non fanno parte della forza lavoro. Chiaramente questi valori sono spesso sotto controllo proprio per l'importanza che essi hanno nei vari stati. Vediamo ora quali sono i tipi di disoccupazione. Allora, cominciamo con la disoccupazione frizionale, che è stata definita inizialmente dagli economisti classici, i quali vedevano nella disoccupazione frizionale un lasso di tempo, diciamo, fisiologico, nel quale
nel quale il salario si doveva assestare per fare in modo che la domanda e l'offerta di lavoro trovassero il loro equilibrio. Ricordiamoci che gli economisti classici non prevedono intervento dello Stato nell'economia. Lo Stato è semplicemente un guardiano notturno e quindi in questo caso aveva semplicemente il compito di fare in modo che il mercato del lavoro si potesse svolgere senza inconvenienti e in modo libero. L'unico intervento previsto era un intervento di tipo assistenziale attraverso sussidi di disoccupazione. Diversa e anche più diciamo, comune, soprattutto in questo momento, è la disoccupazione congiunturale, molto più grave che quella che segue momenti di recessione in un sistema economico, quando abbiamo un calo della domanda e che quindi diciamo, fa calare la produzione in quanto i beni rimangono invenduti nei negozi, quindi cala la produzione e di conseguenza iniziano i licenziamenti e quindi la disoccupazione. In questo caso gli interventi dello Stato sono complessi, sono manovre di politica economica adeguate alla situazione di cui parleremo tra qualche istante. Infine abbiamo la disoccupazione strutturale, che è quella più importante, nel senso è la più difficile da curare perché non è transitoria come una congiuntura o come quella ipotizzata dai classici, ma riguarda in modo permanente interi settori economici. Per esempio, abbiamo delle situazioni in cui la manodopera non è pronta a rispondere alla domanda delle imprese che chiedono operai o comunque personale specializzato in attività alle quali i lavoratori non sono ancora preparati. Oppure per difetti che riguardano le aree geografiche, il nord e il sud, o altri difetti del sistema che alcuni economisti diciamo, attribuiscono alla cosiddetta rigidità salariale. La rigidità salariale è quella per la quale il salario non si adegua al mercato della domanda e dell'offerta del lavoro. Per quale motivo? Perché negli stati moderni e democratici esiste un salario minimo al di sotto del quale non si può andare, è il salario che tende a garantire al lavoratore una vita libera e dignitosa. È chiaro che la domanda e l'offerta del lavoro invece rispondono a delle logiche differenti, ma se anche si potesse andare sotto il salario minimo garantito, questo non è detto che riuscirebbe a risolvere il problema della disoccupazione. E vediamo per quale motivo. Gli imprenditori, nel momento che devono fare le loro scelte, le loro grandi scelte rispetto se aumentare o diminuire la produzione, non vanno tanto a vedere se si può andare sotto il salario minimo, per quanto il costo del lavoro è un costo importante nei costi di produzione, ma vanno soprattutto a vedere le aspettative di vendita, la situazione economica nella quale si vive. Allora, se il salario va sotto il minimo, vuol dire che questo, e così ci insegna Keynes, potrebbe far precipitare l'intero sistema in un vortice, in una spirale che comporterebbe sempre maggiore disoccupazione, perché calare il salario sotto il minimo significa ridurre la capacità di risparmio, non ne parliamo, ma anche di spesa delle famiglie. E una capacità di spesa ridotta da parte delle famiglie si traduce in una diminuzione della domanda. Quindi ecco qui che ritorniamo nel discorso dei cicli economici, della recessione. E quindi questo non potrebbe risolvere il problema. Allora, come lo possiamo risolvere il problema? Dobbiamo fare ricorso allo Stato. Ma lo Stato come interviene per cacciare via la disoccupazione e attrarre sempre più posti di lavoro? Ci sono due tipi di interventi, sempre di politica economica. Il primo è un intervento che mira ad incrementare la forza lavoro. Il secondo è un intervento di politica economica che mira invece ad incrementare la domanda, perché soltanto lavorando su entrambe, forza lavoro e la domanda, soltanto
lavorando su entrambi gli aspetti possiamo ottenere dei risultati duraturi. Cominciamo a parlare del primo, quello che gli interventi sulla forza lavoro. Allora, un primo intervento possibile potrebbe essere quello di aumentare o creare addirittura delle nuove infrastrutture. Perché le infrastrutture sono così importanti? Ricordiamoci, ad esempio, che gli Stati Uniti hanno avuto il loro grande sviluppo economico quando fu costruita la ferrovia che univa la costa occidentale dalla costa orientale. E infatti avere delle infrastrutture che permettono una rapida distribuzione dei beni, della produzione sul territorio nazionale, una capillarietà dell'offerta nel mercato della domanda e dell'offerta di beni e servizi, chiaramente facilita la produzione e di conseguenza l'occupazione. Ma un altro intervento che è molto importante è quello dell'ampliamento degli impianti produttivi. Vale a dire, sì, spesso sì, i sindacati stessi accusano le imprese di non fare investimenti per ampliare gli impianti, per modernizzare le macchine e per aumentare proprio i macchinari in modo che sia produttivo per l'impresa assumere nuovi lavoratori. Perché è evidente che se, parlando per paradosso, in un'azienda esistono solo due torni e ci sono due lavoratori, ognuno lavorerà al proprio macchinario. Ma se i lavoratori diventano 4 o 5 e i macchinari rimangono sempre due, i nuovi assunti, i neoimmessi nel mondo del lavoro, nel lavoro di questa impresa, ovviamente non hanno il macchinario su quale applicarsi, quindi questo ampliamento del lavoro sarebbe non produttivo per l'impresa. Un altro intervento è quello della formazione professionale e questa è una conquista un po' degli ultimi anni, in quanto lo Stato si è reso conto che la formazione professionale deve essere integrata e quindi qui intervengono scuole, università che sono in contatto con le aziende sin dalla formazione dello studente e la recente introduzione dell'alternanza scuola-lavoro nella scuola in qualche modo risponde a questa esigenza di integrare la formazione professionale con già uno stage o il mondo del lavoro, ma deve essere anche continua perché il lavoratore deve potersi formare durante tutta la sua vita lavorativa in modo che sia aggiornato su nuove tecniche e nuovi modi di contribuire con il proprio lavoro. Passiamo ora all'altro tipo di intervento, cioè quello che va ad incrementare la domanda. Come insegna Keynes, i prezzi possono pure essere molto bassi, ma se le famiglie non hanno denaro per fare acquisti, la merce rimane invenduta, così come i tassi di interesse che pratica la banca a chi risparmia possono essere alti e allettanti, ma se le famiglie non hanno denaro da risparmiare, le banche non riceveranno questi investimenti da parte delle famiglie. Quindi ritorniamo al concetto del moltiplicatore del reddito di scuola keynesiana. È un argomento di cui abbiamo già parlato, quindi qui mi limiterò solo a ricordarlo. Che parte chiaramente da un incremento della spesa pubblica, per esempio attraverso un'opera pubblica, un'opera di pubblica utilità, che comporta la ricerca di imprese che possano realizzare questa impresa. Le aziende che intendono realizzare questa impresa dovranno incrementare i fattori della produzione, quindi comprare nuovi macchinari, assumere nuovi operai. Nuovi lavoratori. I lavoratori a loro volta percepiranno un salario che prima non percepivano o comunque incrementeranno quello che già percepivano e questo si traduce chiaramente in un aumento della domanda, oltre che ad un aumento del risparmio che permetterà poi alle banche di poter prestare denaro alle imprese che così effettueranno investimenti e si ritorna
sempre questo circolo virtuoso di aumento della produzione, dell'occupazione e quindi dei salari e quindi un incremento e uno sviluppo maggiore del sistema economico.